Marta e Augusto hanno 22 anni di differenza. Si sono conosciuti 3 anni fa ad una cena tra amici comuni ed è scattata la scintilla davanti ad una bottiglia di Shiraz. Lei è appassionata di viaggi e di Oriente. Lui è un professore universitario innamorato dell'arte e della lettura. Sono sempre stata affascinata dagli uomini più grandi. Sinceramente non sono mai stata con persone mie coetanee. Io l'ho notata subito perché Marta è quasi impossibile non notarla. Lei quando sorride si illumina tutto intorno. Lui ha avuto quella brillantezza in più per prendermi e per corteggiarmi nel migliore dei modi. Il nostro rapporto era contraddistinto da una fiducia reciproca che ci eravamo dati. Entrambi avevamo il nostro lavoro, ma avevamo il piacere di passare il nostro tempo libero insieme senza compromettere gli spazi dell'altro. Io avevo il mio monolocale un po' da scapolone proprio di fronte all'università, non lo volevo lasciare. Era piuttosto brillante come persona, per carità. Certo è che poi le affinità intellettuali non ti bastano. Facevo di tutto per accontentarla anche da quel punto di vista lì. Fisicamente c'era qualcosa che mi mancava. Facevamo l'amore, non so, 2-3 volte la settimana, per me era una cosa eccezionale. A vederci da fuori eravamo la coppia perfetta, però ovviamente a letto, insomma, le cose non andavano così bene. Per cercare di combattere lo stress del periodo e la routine giornaliera, Marta decide di rifugiarsi in un'antica pratica orientale. Cominciavo a sentire un po' la pesantezza del periodo, quindi avevo bisogno un po' di scaricare le mie nevrosi ed iniziai un po' più frequentemente a praticare il Tai Chi. Intanto nel palazzo di Marta c'è un nuovo arrivato. Si chiama Alessio, ha 28 anni ed è il nuovo portiere dello stabile. Primo giorno di lavoro, sono arrivato in questo palazzo. Arriva una vecchietta che mi attacca una filippica, mamma mia. Mi sono preso il secchio e sono andato a pulire, così stavo un po' in silenzio. Tornata dal parco incontrai il nuovo portiere, che era un ragazzo carino, un bel ragazzo, giovane, fresco. Appena ho vista ho pensato, oh, ma allora qui non sono tutte vecchiette, c'è sta pure gente giovane. Ovviamente come tutte le mattine facevo la doccia, però mi accorsi che c'era una perdita di acqua, quindi mi venne in mente di andare giù dal portiere e chiedergli se aveva la possibilità di aggiustarmi questa doccia. Non ci volevo credere, la stessa ragazza di prima si è presentata con un asciugamano in testa e un vestitino che lasciava poco intendere. Ho pensato subito, oh, questa vuole attaccare a bottone, sicuro gli piaccio. Dopo 5 minuti la doccia era sistemata, la perdita non c'era più. Quando voglio essere sverto, sono sverto. Invece quando mi voglio prendere il tempo mio, mi prendo il tempo mio. Io, carinamente, per ringraziarlo, gli offrii un caffè. Lui fece delle battute così un po' grossolane. Sicuramente ci siamo piaciuti, ho visto che a lei interessavo. Non ero abituata a dei modi non proprio eleganti, ecco. Mi si mangiava con l'occhio. Lo riaccompagnai alla porta e gli dissi di andare via anche perché dovevo tornare al lavoro. Comunque una cosa era chiara, l'uomo non ce l'aveva. Ci volevano 5 minuti per riparare la doccia. 5 minuti.